È un connubio fantastico, perché sono due forme espressive diverse, nate in momenti diversi. La letteratura nasce migliaia di anni fa, il cinema nasce un secolo fa, tuttavia il cinema ha raccolto tantissimo dalla letteratura e devo dire che aveva un peccato originale, nel senso che non si era mai occupato di Dante Alighieri, né nelle sue forme più tipicamente cinematografiche che in quelle addirittura televisive, cioè si è fatta la fiction di tutti i generi dedicate a qualunque personaggio, però tuttavia Dante Alighieri era sempre tenuto molto da parte, per delle ragioni che mi sfuggono. Tuttavia io per 20 anni ho insistito, fino a quando non siamo riusciti, con i 700 anni, approfittando di un anniversario dei 700 anni dalla morte, a convincere la RAI finalmente a darci modo di raccontare questa storia, di raccontare un Dante, come diremo più avanti, molto sul palco, completamente inedito, completamente desunto più dalla Vita Nova che da altro, che la Vita Nova è stato il testo che poi mi ha folgorato sulla via di Damasco, nel senso che se mi sono innamorato di questo ragazzo che a sua volta si innamorava di una ragazzetta di Firenze che si chiamava Beatrice Portinari, è che è stato perché lessi la Vita Nova. È un Dante che ci assomiglia tantissimo. Se uno legge la Vita Nova si rende conto che è un diario puntiglioso, con una acribia nei riguardi proprio dei dettagli, un'attenzione estrema, che testimonia anche poeticamente elevatissimo, una dismisura poetica, che testimonia come l'amore 700 anni fa sia esattamente lo stesso sentimento che ho provato io quando da ragazzetto nella Bologna degli anni 50 andavo dietro, come andava dietro la Beatrice Portinari, io andavo dietro alle ragazze della Bologna di allora. Quindi un amore estremamente così spirituale, mentale, psicologico, che si fondava sul nulla e tuttavia estremamente appagante. Ecco, questa cosa di questo ragazzo che è rimasto tale per tutta la vita, infatti sia nel libro che nel film lo ribadisco più volte, perché l'ho desunto da quello che scrive Boccaccio di lui, che Dante in realtà dentro di sé è rimasto molto quel ragazzo che era. E questa è una cosa che nelle scuole temo non venga insegnata. Io credo che Dante, l'accesso di Dante alla poesia venga attraverso il dolore. Dante ha patito ingiustizie e dolori inenarrabili, iniziando dalla vita di un bambino che a 5 anni già perde la madre. L'età, l'esperienza, l'essere passato attraverso ere geologiche diverse non mi ha cambiato in quello che è la qualità più elevata dell'amore, sta lì, non va oltre quella cosa lì. Poi è evidente che le mode, i tempi abbiano in qualche modo accelerato tutto. In un giorno ci si conosce, ci si incontra, ci si verifica spiritualmente e fisicamente, ci si lascia. Tutto avviene magari nell'arco, sto eccedendo, ma nell'arco, il fatto stesso che si definisca una donna compagna e non sia più una moglie, cioè la precarietà, ma non domina solo sui rapporti affettivi, amorosi, domina su tutto. Quindi uno si cautela da tutte le parti, cerca di difendersi da tutto, mentre per noi nel nostro eloquio l'interlocuzione, la locuzione avverbiale per sempre era ricorrente. Noi eravamo abituati a usare il per sempre anche a sproposito, perché poi il per sempre non esiste, sappiamo che è applicabile solo alla morte. Tuttavia non era soltanto le parole delle canzonette, era proprio la nostra idea. Ci innamoravamo di una persona o avevamo un amico e immaginavamo che potesse essere per sempre. Oggi nessuno di voi ha l'ardire di immaginare che ci possa essere un qualcosa di perenne. Non so riportare Dante, fare una comparazione fra Dante e la modernità, perché mi sembra che sia anche quello aver immaginato che Dante sia uno riconducibile a una parte politica piuttosto che... Mi sembra che siano delle... La poesia vola così più alta, ha un aspetto così assolutamente sacrale, per cui secondo me fare delle comparazioni o delle applicazioni di Dante, degli utilizzi di Dante nei riguardi della modernità, di quello che è il nostro presente, mi sembra assolutamente
Almeno io non mi sento in grado di poterlo fare. Posso affermare e asserire che la bellezza non ha età, non ha epoca, non ha tempo, e la commozione che produce ancora adesso un sonetto di Dante è la stessa di 700 anni fa, e nulla è mutato. Maestro, lei, il libro si intitola L'alta poesia, che ricorda un po' anche L'alto ingegno di dantesca memoria. Sì. E sia il film che il libro si concludono con una frase che personalmente ho trovato stupenda, che Dante ricordava i nomi di tutte le stelle. Sì, c'è un po', c'è un po' questa corrispondenza. Sì, voleva dire, mi fa piacere che l'abbia apprezzata, ho inteso dire che Dante era onnisciente, cioè in lui c'era un aspetto misteriosissimo, come nei grandi geni, come Mozart, come pochissimi nella storia dell'umanità riescono ad essere, avuto accesso all'onniscienza.